ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi andremo a montare un qualcosina sulla moto, però ve lo faccio vedere dopo la sigla. Perfetto, come molti di voi sapranno, per mettere il telefono sulla mia moto io utilizzo un supporto di quadlock con la relativa cover, però ho fatto già un video a riguardo da quando avevo la mia MT-03, adesso invece c'è il Mantis, la mia bella 09SP. Appunto, chi ha visto quel video saprà che ci sono problemi con lo stabilizzatore ottico, si possono rompere la fotocamera così così, quindi quadlock ha deciso di mandarmi dei prodottini belli per proteggere il mio nuovo iPhone 12 Pro Max. Appunto, ho intenzione di utilizzare ovviamente anche lui sulla mia moto perché mi ci sono trovato veramente bene con i prodotti di Quadlock, quindi Quadlock ha deciso di mandarmi lui, fondamentalmente, il Vibration Dampener, che è appunto questo ammortizzatore che si mette sotto il supporto Quadlock per evitare tutte le vibrazioni dirette al telefono e quindi per proteggerlo maggiormente. Direi di non perdere altro tempo, andiamo a montarlo e vediamo un po' come ci sta sulla moto. È un po' scomodo. Ok, però prima di procedere col montaggio volevo farvi vedere un rapido unboxing, anche perché chi mi conosce sa che ci tengo un po' al packaging, a queste cose. Mi sto facendo male. Ok, perfetto, allora qua abbiamo i prodotti. Andiamo subito ad aprire. Poncio per iPhone 12 Pro Max, non è altro che una cover totalmente in silicone per andare a ricoprire tutto il telefono, tutta la cover, e appunto perché questo va montato al di sopra della cover quadlock e al di sopra dello smartphone. È una cover in silicone che protegge il telefono da polvere, fango, acqua e tutto quello che... Ok, cover per iPhone 12 Pro Max, veramente bellina, rifinita in tutto e per tutto. E vellutino dentro, molto resistente, rigida e protegge veramente bene il telefono. Anche tutti i dettagliini, molto molto bella, carino, ok, ciao. Il supporto per la moto vero e proprio, andiamo ad aprirlo con l'Easy Peel, che non è l'Easy Peel ma chiamiamolo così perché mi va. Cosa più interessante di tutti, abbiamo gli adesivini Quadlock e le informazioni che non ci servono. Qui abbiamo tutto il necessario per montarlo su qualsiasi tipo di manubrio di qualsiasi dimensione: 28 mm, 22 mm, 25 mm e 32 senza l'anellino. Chiavino esagonale, supporto e il supporto in nuova versione, perché abbiamo appunto questa cravatta invece del secondo perno. Invece del secondo perno qui abbiamo una cravatta che quindi ci semplifica la cosa semplicemente agganciandolo. E poi per il resto è uguale. Quindi niente, Vibration Dampener. Eccolo qua, lo apriamo. Andiamo ad estrarlo. Istruzioni. Altro chiavino e eccolo qui. Vibration Dampener, eccolo qui. Lui, ammortizzatore, vedete i gommini. Bello solido, stabile. È realizzato davvero vero bene, quindi niente, basta, mi sono scocciato, montiamo. Ragazzi, tra l'altro stavo pensando che è inutile farvi vedere il montaggio, perché innanzitutto potrete andarlo a vedere nel mio video precedente che ho realizzato sul canale, appunto inerente al Quadlock, e niente, alla fine è semplicissimo da montare, quindi non serve un mio video in cui faccio un tutorial su come montare il Quadlock. Lo monto e vi faccio vedere appunto, ci vediamo dopo. Ah ragazzi, ci tenevo a ricordarvi una cosa molto triste. Cioè, sul mio canale l'80 e più per cento delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale. Questa cosa non va bene, dobbiamo rimediare subito, quindi è gratuito. Se vi interessano i miei video e volete continuare a guardarli, qui sotto oppure ovunque c'è il tasto per iscrivervi al canale. Mi farebbe molto piacere, mi farebbe sapere che vi interessano i miei contenuti e aiutereste a supportare questo canale. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina e buon proseguimento. Perfetto ragazzi, il Quadlock è stato montato, ci sono voluti, credetemi, 2 minuti d'orologio, non ci ho messo nessun altro tempo, non ci è voluto nulla. Questa luce che mi fa i cerchi negli occhi è bellissimo. Comunque, ve lo faccio vedere montato e traiamo insieme le conclusioni. Perfetto ragazzi, ecco qui tutto l'ambaradan montato. Certo, è un pochino più ingombrante del solito sulla moto a causa del vibration dampener, però appunto possiamo vedere che fa il suo lavoro, ovvero si muove e non è fermo, rigido, quindi non dovrebbe dare pesanti scossoni alla moto, allo smartphone, e dare appunto problemi di
qualsiasi tipo. Eccolo qui in tutto il suo splendore, montato sulla nostra bella moto. Come potete vedere, a parte che a me fanno impazzire i materiali perché sono veramente rifiniti come si deve e fatti in maniera impeccabile, però adesso andiamo a montare il telefono vero e proprio con la cover e vediamo come ci sta. Perfetto, prendiamo il nostro prezioso iPhone 12 Pro Max, la nostra cover, e andiamo appunto ad inserirla. Tra l'altro semplicissimo anche mettere la cover, ovviamente non è che ci vuole una laurea per infilare la cover, però 2 secondi e la cover appunto si inserisce senza problemi. Eccolo qua, andiamo appunto a mettere il nostro telefono sul supporto, sempre non semplicissimo. Ecco qua, telefono montato, forse, no, come inclinazione bene o male ci potremmo essere, forse lo devo spostare semplicemente un pochino più in basso, però tutto sommato dovremmo esserci. Il telefono, come potete vedere, è completamente ballerino e questo non è sinonimo di instabilità, però può spaventarvi in marcia, quindi questo ovviamente andrà provato e voglio farvi sapere comunque le mie sensazioni al riguardo, perché per quanto mi riguarda balla un pochino troppo, magari anche per vedere il navigatore non è proprio comodo. L'importante però è che non mi si distrugge il telefono. Ok, ve lo faccio vedere anche da altre angolazioni. Questo appunto è tutto il supporto con il nostro iPhone 12 Pro Max, che ragazzi è veramente enorme su questa moto specialmente, e però ci sta, come potete vedere ci sta tranquillamente, non ha nessun tipo di problema, anzi è anche molto molto bello, però mi sa di, non lo so, di paura tenerlo così, è troppo grosso, può fare una grande deportanza d'aria, spingere, non lo so, ho paura, però lo testerò per voi e ve lo farò sapere. Vi faccio vedere anche l'inserimento del poncio sulla cover, molto semplice, lo inseriamo così dalla parte posteriore e andiamo appunto facendo un po' di pressione, allarghiamo e copriamo bene il tutto. Ecco qui, il poncio è stato messo, abbiamo tutto protetto, schermo, lati, parte inferiore, qui può sembrare aperto, invece è semplicemente trasparente, vi posso assicurare che è chiuso tutto, altoparlanti, ricarica e microfono, anche i tasti sono tutti quanti ben protetti, vi ripeto che qui è soltanto trasparente, c'è la plastica, non è aperto, sia di qua che di qua, tutto bello chiuso, protetto, protegge anche tutte e tre le fotocamere, il sensore LiDAR e il flash, è tutto bello chiuso, pronto per essere appunto montato sul nostro supporto. Ecco qua, bello saldo e protetto. Ok, però è giustissimo, è normalissimo che chi ha aperto questo video vuole anche un confronto nella realtà, vuole sapere realmente come funziona e reagisce questo supporto per appunto gli smartphone sulla moto. Quindi niente, ci mettiamo in moto e lo proviamo. Sì ragazzi, so benissimo che tutti quanti voi vorreste una prova su strada, ma purtroppo siamo in quarantena, c'è il Covid e non posso uscire, quindi accontentiamoci di un giro nel garage. Perfetto, abbiamo fatto abbastanza gli scemi anche per oggi, però vabbè, abbiamo testato un po' il supporto. Diciamo che sicuramente è utile perché... Ah, così è meglio. Sicuramente è utile perché adesso qui ci stavano delle parti senza mattonelle, quindi sono state tra virgolette riasfaltate e c'era un po' di dosso. Le vibrazioni si sente che sono ammortizzate, perché veramente adesso sì, so che sarà molto poco seria questa cosa, però vi giuro che io sotto il culo sentivo la sconnessione dell'asfalto e sentivo appunto e vedevo che il telefono veniva ammortizzato, lo sentivo comunque parecchio stabile, poi ovvio vi ho provato in strada e vi farò sapere sicuramente un qualcosa di più accurato, però per ora dobbiamo accontentarci di questo.
Perfetto ragazzi, quindi per questo video è tutto. Come al solito, se il video vi dovesse essere piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Da me, da Quadlock e da Mantis è tutto. Ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi! Comunque ci tengo a precisare che questo non è un product placement, ragazzi, non mi hanno pagato per fare questo video, mi hanno semplicemente mandato i prodotti gentilmente, grazie Quadlock per la fiducia e niente.